Good morning, dear Light Channel viewers. I have a beautiful passage to read from you today from the Word of God, from Psalms chapter 25. Cari amici di Light Channel, buongiorno. Oggi abbiamo un passaggio molto bello che leggeremo insieme dal libro dei Salmi, capitolo 25. We'll read verse 1 through 5. Versetti da 1 a 5. To you, O Lord, I lift up my soul. A te, O Eterno, io elevo l'anima mia. O my God, I trust in you. Let me not be ashamed. Let not my enemies triumph over me. O Dio mio, in te confido. Fa che non sia confuso e che i miei nemici non trionfino su di me. Indeed, let no one who waits on you be ashamed. Let those be ashamed who deal treacherously without cause. Sì, fa che nessuno di quelli che sperano in te sia confuso, siano confusi quelli che si comportano slealmente senza motivo. Show me your ways, O Lord. Teach me your paths. O Eterno, fammi conoscere le tue vie. Insegnami i tuoi sentieri. Lead me in your truth and teach me, for you are the God of my salvation. On you I wait all the day. Guidami nella tua verità e ammaestrami, perché tu sei il Dio della mia salvezza. Io spero grandemente in te tutto il giorno. Let's reflect a little bit on this passage together. Riflettiamo insieme su questo passaggio. Oh my God, I trust in you, it says. Sta scritto che io mi fido dell'Eterno. I found that God is worthy of trust and he can always be trusted. Che io ho trovato che lui è degno di essere affidabile e che è sempre affidabile. When we put our trust in him, he is always faithful. Lui è fedele. Then I think it's, I like what it says in verse 4. It says, show me your ways, O Lord, teach me your paths. Come sta scritto nel versetto 4, fammi conoscere le tue vie, insegnami i tuoi sentieri. First, why should we make this our prayer? Innanzitutto, perché noi dovremmo pregare in questo modo? Let me share two reasons. Voglio condividere con voi due ragioni. One is that he is our creator. La prima è per il fatto che lui è il nostro creatore. He knows what is best for us. Conosce quello che è meglio per noi. You know, if you buy a car, if you buy a Fiat. Se comprate una macchina, una Fiat. And this is a car that is supposed to run on benzene, you know. E questa macchina deve funzionare con la benzina. You wouldn't put diesel in it, at least I hope you wouldn't. Spero che non vi mettiate all'interno il diesel. Because you trust that those who produce this car, those who made this car, they know best what will really make this car work well. Perché vi fidate del fatto che coloro che hanno prodotto questa macchina sanno meglio di voi quale tipo di carburante debba usare. Similarly, he that created us, he created every cell in our body, he knows best what is truly good for us. In maniera eguale, colui che ci ha creato e colui che conosce ogni cellula del nostro corpo sa cosa è meglio per noi. So when we follow his word and his counsel, that leads us to the best life we can have. Quindi quando seguiamo la sua parola, il suo consiglio, questo ci porta alla migliore soluzione che possiamo avere. The second reason we should make this our prayer is that he is our redeemer. La seconda ragione per la quale dovremmo pregare in questo modo è perché lui è il nostro redentore. He doesn't only know our best, he wants our best. Non solo vuole, non solo sa che cosa è meglio per noi, ma vuole anche il meglio per noi. I like how Paul wrote it. He said, truly he who did not spare his own son, but delivered him up for us all, how shall he not with him also freely give us all things? Mi piace come lo scrive l'Apostolo Paolo, che come è possibile che colui che ha dato suo figlio per noi non ci dia anche ogni cosa per noi. So, make this your prayer, that God may show you his way. Fate sì che questa sia la vostra preghiera e che il Signore vi mostri la sua via. Another good news when it comes to this is that this is a prayer he always will answer. Un'altra buona notizia riguardo a questo è il fatto che questa è una preghiera che egli risponderà sempre. When we earnestly pray for his wisdom and guidance and we seek him with all our heart, he will show us the way. Quando chiediamo la sua saggezza, la sua guida e lo ricerchiamo con tutto il nostro cuore, egli ci mostrerà la via. I know this because I've experienced it myself. Lo so perché l'ho sperimentato da me. The last 7 years Gli ultimi sette anni I had to take many big important decisions. Ho dovuto prendere molte importanti decisioni. In average every year, at least once a year, I had to decide what to do next and where to live.
Quasi ogni anno ho dovuto decidere che cosa fare da lì in poi e dove vivere. But I've seen how God really has been faithful, has been leading and showing and blessing in so many ways. Ma ho visto come il Signore è stato fedele, mi ha benedetto e mi ha guidato in molti modi. So I know He will also do that for you. E quindi sono certo che lo farà anche per voi. He might not tell you far ahead of time where He wants to lead you. Magari non lo saprete tanto tempo prima. This January I was just actually moving and I was driving with my car with all my stuff to the city I was moving. Questo gennaio, mentre mi stavo trasferendo alla città dove andavo a vivere, and I still didn't know where I was going to live. Non avevo nemmeno idea dove stavo andando a vivere. But when I came there, I looked at this apartment and they had done a deal with someone else actually. Quando sono arrivato lì ho guardato questo appartamento che erano già in accordo con qualcun altro. But I gave it to me for like half the price what I could have gotten and I moved in right away. God really blessed. Ma me l'hanno dato a metà prezzo del suo valore e il Signore mi ha veramente benedetto. So I will encourage you, make this your prayer. Show me your ways, O Lord. Teach me your paths. E quindi vi incoraggio a ricordarvi questo. Mostrami la tua via, insegnami i tuoi sentieri. Lead me in your truth and teach me, for you are the God of my salvation. Guidami nella tua verità e ammaestrami, perché tu sei il Dio della mia salvezza. As you make this your prayer every day, you will live. God will lead you to live the best life you could ever live. Se questa sarà la vostra preghiera quotidianamente, avrete la miglior vita che possiate avere su questa terra. Let's pray. Preghiamo. Dear Heavenly Father, thank you that we can trust you and you have a great plan for our lives. Padre nostro che sei nei cieli, grazie perché possiamo fidarci di te, tu hai dei grandi piani per la nostra vita. And that you will show us step by step what that is as we seek you with all our hearts and make this our earnest prayer. E quando, Signore, noi ti ricerchiamo con tutto il cuore, ti chiediamo di mostrarci ora i tuoi passi, quelli che vuoi che noi prendiamo. Be with all of us today that we have ahead of us, Lord. I pray this in your name. Guidaci, oh Signore, nei passi successivi che abbiamo dinanzi a noi. Ti chiediamo questo nel nome di Cristo Gesù. Amen. Amen.